Con l'origine del creato, Dio dà vita anche al suo esercito celeste. Il principe di tutti gli angeli Ascoltate. È l'arcangelo Lucibello. Mi sarete fedeli fino all'eternità. Ribelli! Cos'è questo linguaggio non d'angelo? Tu ragioni contro Dio. Mentre a capo dell'esercito c'è un soldato, l'arcangelo Michele. Scacciamo i ribelli dal paradiso! All'inferno, Lucifero! All'inferno! La creazione degli spiriti non è ancora terminata. Un mistero deve essere ancora svelato. Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Desideriamo offrire questa Santa Messa per tutti i nostri fratelli e per tutte le nostre sorelle defunte, soprattutto per i fratelli e le sorelle di questa comunità che nell'arco di quest'anno ci hanno lasciato. Dio Onnipotente, a voi, o fratelli, io ho molto peccato in pensieri, parole e opere e suggestioni, e per una colpa, mia grandissima colpa, e supplico la preghiera della Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Cielo, mio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo. Amen. O Dio che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi pellegrini sulla terra la protezione degli spiriti beati. Colui che chiamiamo il diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio, e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio, giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: a te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli. A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli. Terra, quando udranno le parole della tua bocca, canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli. Thank you.
Che faceva sotto l'albero di fichi, Natanaele? Oh! Che cosa stava facendo? Chi offre di più? Se mangiava, Mosè. La signora ha indovinato, dove va? Aspettava Gesù, ha detto la signora. No, veramente è Natanaele che va da Gesù. Ma quando poi ha conosciuto Gesù, ha detto Natanaele, pensava nella sua testa, può mai venire qualcosa di buono da Nazareth? Sapete Nazareth dove si trova? Nazareth si trova nella Galilea. E dimentica il nostro mal, perché non sappiamo perdonare, e non permettere che cadiamo in tentazione. Oh Signore, abbi pietà. Tu sei nei cieli. Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quando formammo l'associazione 29 settembre Sacra della Nocciola. Tra i suoi scopi ce n'era uno che molti di noi sognavamo da anni, rifare l'opera teatrale di San Michele che un tempo, più di 60 anni fa, veniva recitata qui, in questa piazza, l'8 maggio, festa di San Michele. In questi anni, con le cene fatte in onore di San Michele, abbiamo raccolto fondi con l'intenzione di riproporre quella rappresentazione teatrale. Ma le difficoltà per le nostre forze risultavano rischiose ed impegnative. Così l'estate dello scorso anno ci venne l'idea che potevamo realizzare l'opera sotto forma cinematografica, eliminando così tanti problemi, e così abbiamo fatto. Non è stato facile, però ce l'abbiamo fatta, rispettando anche la tradizione. Infatti, come allora, il cast è stato composto da giovani di San Michele con qualche gradito ospite, e abbiamo trovato pure la regista con le sue radici che è fatto proprio qua da San Michele. Stasera quindi stiamo onorando un impegno preso 10 anni fa e speriamo che sia anche di esempio per riscoprire il valore della parola data e della fedeltà ai principi basilari del vivere comune, che più di 100 anni fa ci fecero diventare una comunità. La sceneggiatura del film è tratta direttamente dal copione originale che aveva Carmine Marano e che il nipote Gioso conserva gelosamente. Noi lo abbiamo recuperato e trascritto, e poi Luisa Galdo, la nostra regista, lo ha sceneggiato in forma cinematografica. Il titolo è La caduta degli angeli.
e parla della rivolta che il principe degli angeli, Lucibello, organizzò contro Dio, allorché seppe dei disegni che questi aveva in mente a proposito della creazione dell'uomo e di come poi, da una donna, Maria, sarebbe nato suo figlio, Gesù. La cosa evidentemente lo fece ingelosire ed organizzò la rivolta contro Dio. Ma un altro arcangelo, Michele, si oppose. Per volere di Dio, Lucibello diventò Lucifero e gli angeli ribelli diventarono diavoli. Iniziò così la lotta tra il bene ed il male. Continua ancora adesso con Lucifero che ci prova sempre ad insinuarsi nelle faccende umane per creare scompiglio, ma con Michele sempre pronto ad intervenire per proteggerci. Noi siamo particolarmente fortunati ad averlo come simbolo della nostra comunità. Questa lotta terminerà solo alla fine dei tempi, per cui animo e teniamo sempre alta la guardia. Grazie. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. C'è il canto. Luisa Caldo, la regista del film La caduta degli angeli. Cosa ci può dire di questo film? Che è stato un'esperienza bellissima, più che altro comunque lavorare con dei ragazzi giovanissimi e poi insomma riprodurre un testo teatrale degli anni 40, è stato impegnativo però anche molto interessante, bello, insomma è stato un bel lavoro, mi è piaciuto. È stato difficile collaborare con attori non professionisti? No, assolutamente no, i ragazzi sono stati bravissimi. Assolutamente no. Per le riprese come vi siete organizzati? Per le riprese ho messo su una troupe che metà è campana e metà è romana. Ho utilizzato il fonico Armandino Marano che è di Prato la Serra, Beniamino Ballarano che è di Prata, e Luca De Rosa che è di Avellino, e poi ho scelto una direttrice della fotografia, altri operatori, Pasquale Remia, Claudia Petrello, sono tutti di Roma, e quindi ho diviso. Diciamo, ho cercato di fare una troupe mista e questa è stata poi una troupe vincente perché per chi ha visto il film insomma è piaciuto molto. È stato un film che ha voluto esaltare la tradizione di questo paese. Lei da dove viene? Da Roma? No, io sono di Prato la Serra, però vivo e lavoro a Roma da 14 anni. Quindi dalle grandi città ai piccoli paesi? Vabbè, questo è il mio paese, insomma, quindi mi piace lavorare qui, ma è stata un'ottima occasione per ritornarci e starci un po' di più. Ti chiami? Geremia Niespolo. Tu? Erika De Palma. Che ruolo avete interpretato? Io San Michele. Io Lucifero, che all'inizio inizialmente era Lucibello, quando era ancora un angelo della schiera di Dio. È stato difficile interpretare questo ruolo? Beh, tanta gente ha detto che ero proprio adatto a questa parte, non so perché, penso che abbia un viso da angelo, giusto? Perché è cattivo di natura, non lo so, quindi ci stava bene. No, comunque è stata veramente bella, come diceva lui, è un'esperienza da rifare, assolutamente. È stato difficile recitare da attori non professionisti? Non molto, perché comunque all'inizio si scherzava e si rideva, poi alla fine uno prende la mano e quindi è quasi normale recitare.
ogni battuta è stata ripetuta almeno una decina di volte. Però è stata una bellissima esperienza da rifare, molto stressante, sembra che sia una stupidaggine la vita d'attore, però è una vita molto stressante. Abbiamo iniziato dalle 5 di mattina, 2 ore di trucco, 2 ore di ripetizione, poi ogni scena ripetuta all'infinito. Si iniziava alle 5 di mattina e poi finire alle 8 di sera. Perché finire alle 8 di sera? Perché bisognava fare le riprese sotto le varie luci. Ed è stato molto molto stressante, diciamo, però nonostante tutto è stata una bellissima esperienza da rifare, sicuramente. Quando sono iniziate le riprese? Allora, verso la fine di maggio, e la preparazione è stata per una settimana. E niente, questo. Il cast è stato veramente eccezionale, regista bravissima, cameraman ancora più bravo, tutti bravissimi. Un'esperienza da rifare? Sicuramente, sicuramente. È stato difficile recitare da attore non professionista? No, non è stato difficile, è stata una bellissima esperienza. Evviva Santo Michele, l'arcangelo. Venite a visitare Santo Michele, tutta la Puglia unita agli stranieri, un solo canto al cielo volerà. Salire a piedi la montagna, felici cantiamo Santo Michele a te. Evviva Santo Michele, l'arcangelo sei tu. Sei bello con la spada tua lucente, brilla sul mar la notte nelle tempeste. Alla tua montagna approdano i marinai, son tutti salvi e cantano a te. Quando al mattino con tutte le vele bianche gridano osanna al nostro Salvatore. Lei è Don Fabio Mauriello, il parroco della parrocchia di Prato della Serra. Cosa ci può dire di questo film? Allora, innanzitutto è qualcosa veramente di eccezionale, perché il film nasce da uno scritto che ha molti anni, che parla della caduta dell'angelo Lucifero dal paradiso. Però il racconto era stato pensato per un'opera teatrale, non per un'opera cinematografica. Secondo me il lavoro bello che la regista ha saputo fare, ha messo in opera, ed è veramente da elogiare, è proprio questo, di aver trasformato un'opera teatrale in un'opera cinematografica. E lo ha fatto non con degli attori professionisti, ma l'ha fatto con i giovani della comunità di San Michele. Questo è ancora più bello e grande, secondo me, dal punto di vista proprio del paese, per il lustro del paese, soprattutto di tutta Prato la Serra, ma soprattutto di San Michele. Io un po' per motivi di impegni vari, un po' perché sono uno che anche quando sta dietro le cose non ama partecipare attivamente alle preparazioni, ma vuole vedere l'opera completa, perché secondo me c'è più emozione quando poi una cosa la vedi direttamente e poi cominci a capire dietro che cosa c'è stato. Per cui quando non posso dare una mano materialmente mi sto un po' dietro le quinte per poi vedere l'opera completa, ed è stato veramente uno spettacolo questa sera vedere questo bel film così fatto così bene, anche tecnicamente penso che sia fatto bene. Ha rispettato la tradizione, quello che sono i racconti dei testi sacri? Allora,
purtroppo la vita degli angeli noi non la conosciamo perfettamente, perché essendo creature fatte di puro spirito, sono creature celesti, per cui tutto quello che noi abbiamo è frutto sì della parola di Dio, quindi anche quello che è scritto nei testi biblici, ma è frutto soprattutto a tradizioni popolari, a tradizioni orali che si sono trasmesse fino ai nostri giorni. E l'opera di San Michele è nella zona è conosciuta, noi erano 10 anni che stavamo cercando di metterla in sé, però non riuscivamo mai a trovare il piglio giusto per realizzare proprio l'opera teatrale, anche perché farla in maniera, cioè farla come opera teatrale costava pure un sacco di soldi, non avevamo possibilità economiche. Allora realizzare un film anche con l'aiuto di, ripeto, della regista è stato veramente una mano dal cielo che è venuta e l'abbiamo colta a volo.